Il Giuditta Pasta di Saronno ha ospitato lo spettacolo La Lampada di Aladino, un'opera teatrale basata sull'adattamento di Turi Giordano. La messa in scena è stata presentata dall'associazione Sing Wolf Production. Vediamo com'è andata nel servizio di Simone Alessi. Le notti d'Oriente rivivono al Giuditta Pasta con La Lampada di Aladino, portata in scena dalla Sing Wolf Production. Trovo in galera anche senza un perché, che barba, ma è la mia tribù. Sì, sono Fabrizio, sono regista della compagnia teatrale Sing Wolf Oratory Production, è una compagnia costituita da circa 75 ragazzi. Gli ultimi spettacoli che abbiamo fatto abbastanza interessanti sono da 4 anni a questa parte, partendo praticamente da Peter Pan, passando per Aladdin, arrivando alla Bella e la Bestia. Noi siamo una compagnia amatoriale, facciamo questi spettacoli non per apparire, ma bensì per dare l'opportunità a questi ragazzi di avere un qualcosa, praticamente di raggiungere un obiettivo, e l'obiettivo è quello di riuscire a coinvolgere il pubblico. Allora, la cosa più bella quando sali sul palco è prima di iniziare a cantare la tremarella che hai, e poi quando sali sul palco e vedi tutto il pubblico che ti guarda, ti applaude, diciamo ti giudica, è veramente, veramente una bella sensazione. Penso che la parte più importante nel mettere in scena uno spettacolo come questo sia proprio riuscire a trasmettere al pubblico le emozioni che si provano, le emozioni che si vogliono far provare, perché il pubblico alla fine deve sentirsi coinvolto il più possibile, deve sentirsi parte di questo spettacolo, e sta tutto nella capacità dell'attore dimenticare tutto il resto. Come in ogni fiaba che si rispetti, non può mancare il personaggio cattivo che cerca in questo caso di rubare la lampada magica, il maligno Gran Visir Jafar. Come va a finire? Va bene, ovviamente, altrimenti che fiaba sarebbe? Come vuoi?